Buongiorno ragazzi, qui è Inter Supporters, un saluto da Fulvio Santucci. La stagione è finita ragazzi, fortunatamente è finita bene, anche se a un certo punto non ci avevamo più sperato. E se avete seguito la maratona con me e Massimo sapete di cosa stiamo parlando, però direi finalmente è finita, perché è stata una stagione estenuante per me, per tutti quanti. E allora oggi è tempo di bilanci, diciamo che faremo un bilancio e per quanto sia stato tentato dal non farlo in questo formato, visto che è molto esplorato, però mi sembra quello che un po' meglio esprime quello che c'è da dire sull'Inter come squadra, e lo voglio fare con gli individui. Sto ovviamente parlando del pagellone, ragazzi, vai col pagellone. Lo faremo individuale perché comunque sia, insomma, penso che possa scatenare un po' più di dibattito rispetto che fare qualche altra cosa e ammorbarvi di nuovo con tesi e opinioni come ho già fatto tutto l'anno. Allora, non perdiamoci in indugi, partiamo. Divideremo in due il video. Questo, il primo, è il video degli insufficienti e poi ne faremo uno per i sufficienti. Rispetto di quanto possiate pensare, la divisione tra insufficienti e sufficienti nella mia visione è più o meno la metà. Quindi via con gli insufficienti, vai. Gagliardini, voto 5,5 a Gagliardini, 5,5 a Gagliardini. Gagliardini che non ha fatto una stagione assolutamente da protagonista, neanche gli è stato permesso. Già la sua stagione era più o meno compromessa, tra virgolette, dal punto di vista delle presenze con l'esclusione dalla lista UEFA. Però ecco, diciamo che lui si conferma un giocatore piuttosto discontinuo e secondo me non adatto per quella che è stata l'idea di gioco di Spalletti. In particolare Gagliardini non lo vedo assolutamente adatto a portare avanti un discorso di giocata transizione dal basso, perché è veramente troppo lento di pensiero, troppo lento di piede, mentre come interditore se l'ha cavata abbastanza bene, ha fatto delle partite interessanti, ha avuto anche una partita da migliore in campo, quella contro il Genoa. Però direi che questo non basta per la sufficienza, anche in relazione al fatto che su di lui era stato fatto un investimento importante all'epoca, 25 milioni, ci si aspettava qualcosa di diverso, per cui mi spiace per Gaglia che umanamente mi sta simpatico, ma non posso sinceramente farlo arrivare alla sufficienza. Vecino, voto 5,5 a Vecino, e devo dire la verità, il mezzo punto in più, perché ero tentato da dare un mezzo voto in meno, ma questo mezzo voto in più è per la misteriosa, a mio modo di vedere, presenza di Vecino nelle partite importanti, nelle partite un po' più sentite dal punto di vista delle emotività, piuttosto che delle motivazioni importanti. Facendo questo discorso si potrebbe pensare che Vecino è un simil fuori classe che viene fuori nei momenti importanti. In realtà io non la vedo così. Non so bene come spiegarla questa cosa, ma lui ha questa caratteristica particolare che tuttavia non lo porta alla sufficienza, perché purtroppo per lui il suo ruolo, l'interno in particolare, per quello che è stata l'Inter più che la mezzala, richiede un'intensità costante tutto l'anno, e sinceramente Vecino per l'80% delle partite è più o meno sparito dal campo per, direi, 70-80 minuti su 90, e bisogna fare chiaramente un net upgrade lì, perché abbiamo capito che Vecino non è abbastanza. Però diciamo che ci piace anche che Vecino sia un po' l'uomo delle grandi occasioni, il gol nel derby, l'anno scorso anche aveva sfiorato a più riprese il gol nel derby, poi insomma ci mette sempre lo zampino nella partita decisiva, il gol contro il Tottenham, insomma lui in queste occasioni risponde presente. Un giocatore che sinceramente terrei, se possibile, chiaramente se c'è da sacrificarlo sull'altare dell'incasso per fare mercato non ci sono assolutamente problemi, però se la scelta è libera io un giocatore che terrei chiaramente come comprimario, non deve più essere secondo me il titolare all'Inter. Quindi questa è la valutazione di Vecino. Versalco, voto 5. Versalco ha fatto 6 mesi in condizioni fisiche completamente insufficienti, quindi neanche dipende tutto da lui. Però diciamo che insomma
è un voto relativo magari non solo a lui ma a chi ha fatto questo affare portandolo qua e non accorgendosi che avrebbe dovuto cambiarlo dopo sei mesi. Il voto che gli affibbio è ingeneroso, però insomma è un giocatore su cui c'erano delle aspettative diverse, cioè quantomeno non si trattava magari di fare una stagione di chissà quale calibro eccellente, però sicuramente meglio di così. Risulterà una carneade insomma per l'Inter, non ci mancherà perché non ha offerto abbastanza. Per me rimane il rimpianto di non aver visto che cosa avrebbe potuto offrire in condizioni normali. Keita Baldé, voto 5 per Keita Baldé. Anche questo a prima vista potrebbe sembrare generoso, però per un giocatore di 24 anni, quindi che dovrebbe essere nel pieno della sua carriera, della sua maturità calcistica, il rendimento secondo me è insufficiente. Keita Baldé ha fatto un mese buono, quello che è andato da fine novembre a fine dicembre, ha avuto 3 mesi di ambientamento, anche 3 mesi di infortunio, comunque sia il rendimento secondo me non è stato all'altezza dell'investimento che si sarebbe dovuto fare su di lui, e dispiace perché questo era uno degli ultimi colpi di mercato, era quello che avrebbe dovuto sistemare l'attacco, ma in realtà non l'ha fatto. Ha fatto 5 gol, ha beccato i momenti importanti perché comunque ha deciso una partita con l'Empoli, quella d'andata, ha messo lo zampino su quella di ritorno, però ha fatto anche delle cose estremamente stupide nella partita con la SPAL che abbiamo rischiato di perdere, quella di ottobre a Ferrara, ha sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare sotto porta, e poi cioè l'ultima immagine della sua stagione è quella follia assoluta di un fallo sul portiere che era distante 50 metri da Brozovic e insomma ha tenuto aperta diciamo la corsa Champions, per fortuna che è andata bene. Però un giocatore che sinceramente al netto di tutto, per quanto gli riconosca delle risorse importanti, dei mezzi importanti, non mi ha assolutamente convinto. Borja Valero, voto 5. Ragazzi, mi dispiace dover affibbiare un voto così al buon Borja, perché veramente lo stimo tantissimo come uomo, davvero a pelle mi sembra un uomo saggio, un uomo di spessore, però non è più adatto a giocare a questo livello, soprattutto nel momento in cui il problema dell'Inter era che è stato per un bel po' per tutto l'anno uno dei grossi problemi dell'Inter era che non riusciva ad alzare il ritmo quando le altre squadre, quelle piccole che affrontavano l'Inter in maniera difensiva, impedivano di alzare il ritmo. Ecco, quando Borja Valero è stato in mezzo al campo il ritmo si abbassava, lui ha bisogno di toccare 5 palloni prima di giocarlo, non ha più la velocità di pensiero, non lo vedo più adatto per l'idea di gioco dell'Inter. Anche lui insomma si può provare a tenere come uomo spogliatoio, però perché secondo me ha il suo peso. E io sono abbastanza contento che ci sia uno come Borja Valero, uno spogliatoio dell'Inter, però al di là di questo ragazzi basta, quindi mi spiace Borja, ma il voto più giusto per te è voto 5. Perisic, voto 5 a Perisic. Voto 5 a Perisic, è un giocatore che mi ha deluso davvero tanto. Era un giocatore da cui non mi aspettavo chissà che quest'anno, forse più la scorsa stagione, ed è un giocatore che secondo me avrebbe dovuto essere sostituito, anche se le possibilità del mercato non lo consentivano, quindi non è stato uno scandalo tenerlo, però sinceramente davvero poco incisivo, veramente poco incisivo sotto porta, solo 8 gol. C'è stato un dibattito aperto tutto l'anno sul fatto che lui abbia delle doti di equilibratore, però voglio dire, noi abbiamo il problema del gol, non abbiamo il problema dell'equilibrio, diciamo, e per dare equilibrio ci vogliono i centrocampisti, quindi dobbiamo metterci d'accordo. O Perisic è un centrocampista, peraltro l'ultima partita, quella con l'Empoli, l'ha fatta molto bene giocando più indietro nel secondo tempo, o è un attaccante. E nel momento in cui noi dobbiamo giudicare l'attaccante perché lì ha giocato da esterno offensivo tutto l'anno, per me non può andare oltre questo voto. In più il problema extracampo, lui era uno dei reagenti dello spogliatoio, ancora una volta ha diciamo così insomma esternato l'intenzione di andarsene in maniera abbastanza netta, e per questo motivo insomma ha fatto mancare il suo contributo in una partita fondamentale come quella di Coppa Italia con la Lazio, che poi abbiamo anche perso. Insomma, ha contribuito a creare un bel po' di casino quest'anno Perisic, ovviamente foglio di via, ciao valigie e ciao Perisic per quanto mi riguarda. Però il suo voto sicuramente non può andare oltre il 5, un voto risollevato dal fatto che comunque ha trovato quei 3-4 gol nel finale di campionato che hanno contribuito comunque a creare qualcosa di più utile rispetto a quello che aveva fatto prima, però sicuramente non basta. Dalbert, voto 5. Ragazzi, Dalbert è inadeguato, non ha il carattere per giocare nell'Inter, purtroppo è stato un investimento completamente toppato.
Io gli do 5 perché quest'anno era riuscito a far vedere in 3-4 partite delle cose buonine, però insomma da prima partita a Sassuolo e l'ultima partita con l'Empoli, davvero un giocatore completamente fuori contesto, che non si capisce neanche perché faccia il calciatore, ad onor del vero, infatti non è stato praticamente quasi mai utilizzato, e insomma c'era il suo motivo. Insomma, un giocatore, tanti saluti senza rimpianti, mi spiace perché le qualità probabilmente c'erano, però assolutamente il carattere non è quello per stare in un ambiente con molta pressione come quello dell'Inter. Nainggolan, voto 5. Proprio stamattina stavo discutendo con alcuni sui social a proposito della stagione di Nainggolan, perché alcuni hanno visto una buona stagione di Nainggolan. Io sinceramente no, una stagione che ha passato veramente nel primo semestre in condizioni psicofisiche pietose, è un giocatore che non ha mai sposato veramente la causa dell'Inter, l'ha sempre presa come un ripiego perché è stato cacciato dalla Roma, perché lui voleva rimanere alla Roma, per cui questa cosa di ripiego poi alla fine si è sentita anche un po' in campo, secondo me problema anche di chi l'ha gestito male, con un infortunio all'inizio, proposto in match in cui non era in grado di incidere, anzi non era in grado neanche di stare in campo, facendoci sprecare di fatto anche un cambio nel primo tempo. Una partita col Barcellona ad esempio a San Siro era una di queste. Apporto quasi nullo in Europa, si è nascosto spesso nelle partite contro le piccole, purtroppo una delle nostre chiavi è stata la mancanza di un giocatore sulla tre quarti che potesse dare un po' di imprevedibilità, e in realtà insomma quando abbiamo visto questo giocatore girare, ma poco, per esempio la prima mezz'ora con l'Empoli in cui abbiamo assediato e non abbiamo segnato veramente solo perché abbiamo trovato un portiere in stato di enorme grazia davanti, si vede che è un'altra Inter, però questa Inter si è vista veramente troppo poco anche a causa sua. Aggiungiamoci anche l'impatto nullo in Europa, e anche se è antipatico dirlo perché non è una colpa, l'errore sul calcio di rigore decisivo contro la Lazio, si può sbagliare un rigore, però tirarlo con quell'atteggiamento lì un po' particolare, un po' che sembrava un po' distaccato soprattutto in quel momento lì, forse non era una grande idea. Quindi purtroppo, proporzionando le aspettative, per me Nainggolan è un flop, voto 5. Arriviamo ragazzi alle cattivissime notizie. João Mario, voto 4,5. João Mario non si capisce bene che qualità, non si capisce in che cosa sia eccellente. Ha fatto due partite buone, quella con la Lazio e quella con il Genoa, che sono state consecutive. Ha avuto quelle due settimane di grazia dove è stato ripescato fuori dal nulla, poi basta, sparito completamente dalla circolazione. E tra l'altro poi ha avuto anche l'aggravante di farsi cacciare dall'allenamento da Spalletti per scarso impegno, cosa che non ti puoi assolutamente permettere, soprattutto se sei nelle tue condizioni, soprattutto se hai detto quelle cose in estate, soprattutto se sei stato pagato una cifra importante 2 anni fa, 3 anni fa ormai. Insomma no, non ci siamo. João Mario deve assolutamente, come si dice dalle mie parti, menare le tolle, cioè andarsene il prima possibile, perché non è adatto per stare in questo contesto. Candreva, voto 4,5, ragazzi, cosa vi devo dire su Candreva? Cosa volete che vi dica su Candreva? Cioè, è un giocatore completamente perso e purtroppo è diventato anche abbastanza macchiettistico. È un giocatore che, nel senso, non si capisce esattamente che cosa dovrebbe fare, perché gioca, fa sempre la stessa cosa, non è prolifico, non segna, non fa assist, se azzecca una giocata è una notizia, non lo so, insomma. Si capiva già quando, al momento del suo acquisto, che era un giocatore in fase discendente, però adesso veramente è drammatico da vedere, da avere, e purtroppo per l'assenza di alternative abbiamo dovuto vederlo troppo spesso. Un altro che deve assolutamente salutare la compagnia. Icardi, voto 4. Ingeneroso per quanto ha fatto vedere nella prima parte di stagione, perché ha giocato una buona Champions, sembrava essere sulla buona strada per fare una stagione migliore, stava migliorando nei suoi fondamentali, però Icardi ha messo troppo extracampo in campo. Per me è chiaro che se un giocatore si dà malato 2 mesi nella posizione di Icardi, quello che ha avuto la fascia di capitano, è un giocatore inadatto per stare in un contesto professionistico, se si comporta così. E poi quando è tornato era completamente svuotato, e anche da qui capisci l'attitudine, la testa del giocatore che deve girare solo a determinate condizioni. L'Inter non si può più permettere di avere dei giocatori che girino solo a determinate condizioni, che contribuiscano solo a determinate condizioni. Non è così che deve essere il nostro ambiente, non è così che deve essere l'ambiente di una squadra vincente. Per cui anche Icardi, con tutto il suo carrozzone, se, per quanto mi riguarda, se ne deve andare il prima possibile.
Questi erano i miei giudizi, ragazzi, sui giocatori insufficienti di questa stagione, quelli che sono rimasti fuori, ormai li avrete riconosciuti, li troverete nel prossimo video, quello sui giocatori sufficienti con le motivazioni. Per cui, ragazzi, non mi resta che darvi appuntamento alla seconda parte. Ditemi che cosa ne pensate giù nei commenti, un'iscrizione al canale, e vi ricordo, ragazzi, che dal prossimo anno solo questi video, quelli offline, rimarranno su YouTube. Noi con le cronache live ci spostiamo su Twitch. Tutti i dettagli in descrizione. Ci vediamo al prossimo video.